Fine settimana all'insegna della tradizione invece a Tolentino, dove tornano a rivivere i luoghi del Risorgimento. Vediamo. Un salto indietro nel tempo di oltre 150 anni, quello che durante questo fine settimana stanno vivendo i territori compresi tra Tolentino e Castelfidardo. Nelle scorse ore è partita la prima cavalcata storica nei luoghi del Risorgimento, organizzata da Associazione Tolentino 815, Fondazione Ferretti ed Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali. Si tratta di un viaggio a cavallo in carrozze d'epoca per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia, che sta portando i partecipanti a percorrere il territorio che vide i nostri avi combattere per l'unità della nazione. Tolentino, la battaglia del 1815, la prima per l'indipendenza italiana, combattuta fra gli austriaci e l'esercito napoletano di Gioacchino Murat, e la battaglia di Castelfidardo del 18 settembre 1860, l'ultima prima dell'unificazione d'Italia. La partenza nelle scorse ore dal Castello dell'Arancia di Tolentino, prima tappa il monumento ossario di Rotondo. Ricordiamo per i 150 anni, ma ricordiamo anche con una cavalcata che mette insieme la possibilità e l'opportunità di fruire di questo bel territorio, e quindi si coniugano insieme tanti fatti, quindi la memoria non solo come ricordo storico, ma anche come modo di vivere, no? Quindi anche i costumi e quant'altro. E speriamo si valorizzi sicuramente il territorio e ci si riconduce a questi 150 anni di Unità d'Italia, che sono il nostro patrimonio, che dovremmo valorizzare pienamente con le cerimonie, ma anche con una organizzazione, una capacità, e non l'orgoglio non manca, è una organizzazione soprattutto, è una capacità di essere, di rappresentare la nostra voglia di stare insieme, la nostra voglia di fare, che invece forse negli ultimi anni in qualche modo si è un po' appannata. Tra le tappe della prima giornata, Pollenza e Macerata. Seconda giornata della cavalcata domani, con partenza dal circolo Valmusone a Campocavallo di Osimo. Si arriverà a Loreto, poi tappa al piazzale delle rimembranze del Monumento Nazionale ai Vittoriosi di Castelfidardo. I cavalieri e i passeggeri, in abito civile o in divisa militare dell'Ottocento, nel loro viaggio stanno rendendo omaggio alle popolazioni e ai monumenti, ai cippi e luoghi sacri incontrati nel percorso.